Buonasera a tutti gli amici sportivi di Onda TV, secondo appuntamento nella stessa settimana con Onda Strike all'indomani della ripresa del campionato di Serie A dopo le festività natalizie. Do subito il benvenuto come al solito ai nostri due opinionisti. Valerio Di Fonso, buonasera. Buonasera a tutti quanti. Claudio Pacella, buonasera. Buonasera Andrea, buonasera agli amici a casa. Saranno sicuramente contenti i nostri telespettatori che ci vediamo più spesso in questa settimana per ben due volte di seguito e subito ci apprestiamo a commentare questa ripresa del campionato dopo la lunga sosta natalizia per verificare un po' le condizioni delle squadre. Siamo all'epilogo del girone d'andata, vicini all'assegnazione del titolo di campione d'inverno, quindi si chiude un ciclo, una prima fase di questo campionato. Prima però le vincite, pochissime, vincere sulla calza della Befana per Onda Strike, solo una. Però poi ci dia, adesso ci vuole una vincita col botto, la diciamo qui su 18, Assolutamente. perché dico tu, anzi, lo anticipo, 10 euro giocati, Sì, quanti 20, vinti? 410 Quindi euro, come vinti? 41 volte la posta. Come guardate, la giocata è una giocata da mago, perché sembrava un derby Genova-Sampdoria o due squadre che si affrontavano in difficoltà. In questo momento magari uno 0-0, 1-0, invece c'è stata la vittoria della Sampdoria per 3-2, ben 5 gol. Bravissimo chi ha giocato questo risultato, 10 euro, come dicevi Andrea, 410 euro. Un buon pizzico di fortuna per Sì, l'attraversa in barra complimenti. Sì, economica. un po' di fortuna perché negli ultimi 2 minuti c'è stata la traversa a Sampdoria, però una giocata così credo che abbia anche Ah, bisogno di un sì. tantino di Beh, fortuna. sì. Stiamo ancora rivedendo la vincita, 10 euro giocati, 410 vinti. Ora possiamo rientrare in studio, quindi complimenti. Qualcuno diceva un tocco di magia, un pizzico di fortuna. Beh, ce n'è tantissima di fortuna in questa giocata perché non è mai facile poi indovinare un risultato esatto. Certo. Noi deve sapere Assolutamente sì, qualcosa, no? voglio Vabbè. dire. Oh, però noi auspichiamo che le vincite aumentino nelle prossime giornate, quindi giocate sempre l'agenzia Strike di Sulmona, mi raccomando, un gioco responsabile. Chiusa la parentesi delle vincite, passiamo al calcio da giocare con le scommesse di questa settimana. Partiamo subito con la schermata di Valerio Di Fonso, vediamo quali partite ci propone. Il nostro solito, cominciare dalla Serie A, lo facciamo anche questa sera. Ultimo turno, Valerio. Frosinone Napoli, quindi il Napoli dovrebbe chiudere al secondo posto, sempre se l'Inter non tradirà le attese. Giusto, vabbè, c'è un Napoli che è strafavorito sulla carta contro il Frosinone, sta braccando praticamente l'Inter a 38 punti, vicinissimo dalla vetta, e ciò che fa impressione di questo Napoli sono sicuramente i numeri, ben 18 vittorie nelle ultime 22 uscite, abbastanza impressionanti per la squadra di Sarri. Contro c'è un Frosinone che ha strappato un buon punto a Sassuolo. Però nelle ultime due uscite interne la squadra al Matusa ha faticato e ha perso. Non possiamo non dare fiducia a Iommi Sarri, quindi puntiamo sul 2. Carpi Udinese, un pareggio, poi parleremo anche del campionato del Carpi dopo l'ingresso in Serie A. Comunque finirà in pareggio secondo te? Ma questa qua potrebbe essere una delle sorprese di quest'ultima giornata. Il Carpi nelle ultime uscite interne ha dimostrato di essere una squadra abbastanza ostica in casa. Lo dimostra lo 0-0 contro il Milan e il 3-2 che la Juve ha dovuto fare al Braglia per imporsi. Insomma, anche una Juventus in striscia positiva ha Ha dovuto dovuto faticare e faticare. non poco per portare a casa i 3 punti. Dall'altro lato c'è un Udinese che si sta riprendendo, due vittorie consecutive, però ecco, fuori casa va a ritmi abbastanza alterni, quindi puntiamo sull'X. Il Carpi come lo hai visto in questa prima fase, in questo primo ciclo di campionato? È arrivato dal campionato cadetto, sicuramente. Insomma, si è trovato di fronte tante squadre che poi hanno anche deluso. Noi pensiamo alla Roma, c'è la sfida della crisi, Roma-Milan, il big match proprio dell'ultima sfida della crisi, perché entrambe le Assolutamente, squadre sono in crisi, quindi riflettori puntati. Insomma, il Carpi poi si è trovato di fronte l'Inter, Napoli e Fiorentina, che non tengono il passo, ma stanno ancora lì, quindi lo stanno tenendo. Come hai visto questa formazione? assolutamente. Ah, il Carpi si è tolto la sua soddisfazione pareggiando all'Olimpico ieri, perché ricordiamo tutti quanti le parole di Lotito, Certo. non può salire questo Carpi in Serie A. E intanto si è tolto la sua soddisfazione fermando la squadra del patron bianco celeste,
e prendendo un punto che penso che fare Chiaro, oltre classifica vada soprattutto assolutamente, Moravia. facendo contenti tanti tifosi, Bene. compresi quelli della Roma, ma credo la maggior parte d'Italia, perché con quelle famose parole, Lotito, no, è diventato simpatico, sia Beh, per il Frosinone che per il Carpi. va bene, tornate in onda alla schermata, quindi questo ci dà lo spunto per tornare a parlare di calcio giocato. Andiamo avanti con la schermata di Valerio, Verona-Palermo. E diamo fiducia a questo Verona per quest'ultima giornata. Magari riesce a trovare la sua prima vittoria stagionale, non tanto per i numeri dei veronesi, due pareggi nelle ultime tre partite e una sconfitta, tanto per l'ambiente che si è venuto a creare a Palermo, la squadra in ritiro, Ballardini esonerato, richiamato Iachini, Iachini ha chiesto garanzie, tecniche, investimenti sul mercato, Zamparina ha detto no, allora ha richiamato Ballardini. Insomma, a Palermo c'è un ambiente abbastanza confuso e il Verona forse ne può approfittare, quindi pronostichiamo uno. E sarà la squadra di Allegri a chiudere il girone di andata, Sampdoria-Juventus in posticipo di domenica sera. Continua la striscia positiva dei bianconeri, però attenzione alla Sampdoria, ce lo dice questo pronostico Esatto, chiaramente. sì, la Sampdoria storicamente dà sempre fastidio alla Juve. Nella stagione 2012-2013 fu l'unica squadra che riuscì a battere due volte in campionato la squadra di Conte e soprattutto in ripresa, lo abbiamo visto al derby, la Sampdoria in salute, in forma. Dall'altra parte del campo ci sarà una Juventus che viene da 8 vittorie consecutive, ha ritrovato la linfa vitale persa all'inizio campionato e diciamo che questa gara ci potrebbe riservare tante sorprese e soprattutto potrà essere molto bella e quindi prossimo un gol. Bene, la virtù del coraggio appartiene a Claudio, poi vedremo Roma-Milan, invece a quella di Valerio c'è la prudenza, perché giustamente non è facile avventurarsi con un pronostico, però poi te lo chiederemo, non a microfoni spenti, Sì. perché insomma, comunque stiamo commentando le gare, per un, insomma, diciamo un suggerimento. Torniamo alla schermata, lasciamo per un attimo la Serie A, vediamo cosa succede in Inghilterra, Arsenal. Allora, sì, non è campionato, questa qua è FA Cup. Il Esattamente. campionato inglese si è fermato. L'Arsenal dovrebbe rispettare i pronostici. In campionato l'Arsenal è prima, il Sunderland sta faticando molto. Magari la squadra di Borini preferirà concentrarsi su obiettivi più consoni al blasone del club, ovvero la salvezza in campionato, quindi risparmierà le forze in coppa e ne potrebbe approfittare l'Arsenal. Pronostichiamo uno per netta superiorità degli uomini di Wenger. Oh, mentre vediamo che il Chelsea, sempre secondo il tuo pronostico, Valerio, non solo vincerà, ma la squadra avversaria non segnerà nemmeno. Sì, questa qua è una di quelle belle storie che solo il calcio inglese ci può regalare. Allora, il Chelsea è naturalmente blasonato, con i favori del pronostico, la squadra di Hiddink dovrebbe andare a vincere senza subire gol. Dall'altro lato c'è lo Scunthorpe, che è una squadra, pensa un po', della rispettiva Serie C inglese. La città, l'omonima città è conosciuta soprattutto perché è la città che ha la più grande acciaieria del paese. Ed è la prima squadra ad aver abbozzato un progetto per uno stadio di proprietà in Inghilterra. Ha dovuto aspettare 50 anni dalla sua fondazione nel 1899 per entrare nei professionisti. Qui obiettivamente sembra proprio un match Davide contro Golia, quindi diamo fiducia al Chelsea. Voliamo almeno virtualmente in Spagna, Barcellona-Granada. Beh, per scommettere sul Barcellona e prendere qualcosa bisogna dare molta fiducia agli uomini a Messi e compagni, e quindi pronostichiamo una gara ricca di gol oltre che la vittoria del Barcellona contro il Granada, quart'ultimo in classifica, anche perché al Camp Nou il Barcellona è raro che sbagli, in 9 partite ha fatto 25 punti sui 27 disponibili. E chiudiamo la schermata di Valerio con l'Atletico Madrid in trasferta che, stando alle tue previsioni, potrebbe vincere, anche se c'è questo pareggio che Sì, anche accompagna la schermata. perché l'Atletico Madrid è primo in campionato in Eh questo sì. momento perché il Barcellona ha anche comunque una gara da recuperare e soprattutto contro avrà un Celta Vigo che viene da due uscite non proprio felici, ha perso in casa contro l'Athletic Bilbao e l'ultima giornata è caduto 2-0 sul campo del Malaga. Diamo fiducia agli uomini di Simeone, però attenzione, prossimo un X2. Bene, occhi puntati dunque sulla schermata di Valerio Di Fonso, se non ricordo male, quella di lunedì scorso, quindi per lanciare la sfida
di ieri 6 gennaio ci sono stati solo due tentativi falliti, giusto? Due pronostici falliti. Quindi Il Sassuolo ci ha bene, bene, tradito quasi ce l'aveva quasi fatta. Va bene. Allora, vediamo i marcatori perché ogni settimana ci proponi una terna. La scopriamo con il tuo aiuto e ovviamente anche con l'aiuto della regia. Eccoli qui. Allora, c'è Icardi che contro il Sassuolo solitamente gioca molto bene e trova anche la via del gol. Si può vedere all'andata della partita della scorsa stagione di quel 7-0 dell'Inter in casa contro gli Emiliani. Poi c'è Gervinho che con la sua velocità potrebbe mettere in apprensione la difesa milanista che non sta sicuramente attraversando un ottimo periodo. E poi c'è Kalinic che deve ritrovare il gol perché ne ha segnato solamente uno nell'ultimo mese e mezzo. E ovviamente chiudiamo con il risultato esatto, che è quello di questa settimana che Valerio ci propone: Torino-Empoli, pareggio 1-1 per l'esattezza. Sì, due squadre che vengono da due sconfitte, dove però hanno dimostrato di essere in forma. Sia il Torino che ha tenuto in testa a Napoli almeno durante il primo tempo, e poi c'è l'Empoli che ha fatto soffrire non poco l'Inter. Pronostichiamo un pareggio 1-1. Bene, grazie Valerio. Noi ora diamo la parola invece all'altro opinionista, Claudio Pacella, per vedere la sua schermata che si concentrerà questa settimana prevalentemente sulla Serie A. Possiamo vedere la schermata che si apre proprio con Roma-Milan, quindi Sì. il big match di questa settimana. Colpa tema d'animo, sia Garcia da un lato, Mihalovic dall'altro, quindi insomma l'abbiamo definita la sfida della crisi, perché qui c'è bisogno di punti anche per chiudere bene il girone di andata e quindi andare avanti. Tu però hai fatto la scelta di coraggio di giocarti gol, però non ce l'hai, diciamo, non ti sei sentito di indicare un pronostico preciso, quindi No, dici gol che quantomeno dovranno segnare entrambe. assolutamente sì. Come ha detto anche Valerio, siamo all'ultima giornata del girone di andata. Si giocherà sabato 9 e domenica 10 gennaio, e che determinerà appunto la squadra, la formazione campione d'inverno. Sono tre gli anticipi di sabato 9: Carpi Udinese alle 15, Fiorentina Lazio alle 18 e chiuderà appunto, come avevi detto, Roma Milan alle 20:45. C'è una curiosità da dire: c'è stato nell'ultimo turno il primo gol tecnologico, che è quello del Chievo, cioè il famoso gol non gol che la FIFA non è riuscita a mettere ai precedenti mondiali, ma è molto importante. Tant'è che il Chievo ha pareggiato con la Roma proprio con il gol non gol. E partiamo appunto con Roma-Milan, non messo gol, perché qui effettivamente in questa gara sembra la classica gara che chi perde paga, e parlo degli allenatori, sia Garcia che Mihajlovic, contestatissimi dai tifosi delle proprie squadre. I giallorossi credo dovranno puntare assolutamente alla vittoria, Andrea, mentre il Milan deve dimostrare che non può all'ultima giornata di andata già abbandonare i propri sogni, che siano quelli della Champions o quelli dell'Europa League, perché per il campionato credo che sia un sogno impossibile, però deve reagire e ho giocato gol, sarà una partita aperta, almeno quello che mi aspetto io. Bene, l'epilogo, come dicevamo, di questo girone d'andata: Sampdoria-Juventus, favorevoli sempre alla Juve i pronostici di Claudio. Qui c'è la vittoria, però c'è sempre questo pareggio perché storicamente, come ricordava poc'anzi Valerio, la Samp fa paura alla Juve. Sì, è vero che la Sampdoria è reduce dalla vittoria del derby, bellissimo derby 3-2 come abbiamo detto prima, e sembra aver assimilato così il verbo di Mister Montella, però gioca contro la Juve che non ha assolutamente buttato sul campo energie fisiche e mentali con il Verona, il povero Verona. Dunque la vedo assolutamente favorita X2. Atalanta-Genoa. Sì, qua ho messo 1x perché perdendo gli ultimi tre incontri l'Atalanta ha vanificato un po' quello che aveva fatto precedentemente, però ancora una buona classifica e affronta il Genova in crisi che di sconfitte ne ha rimediate ben 5. È una partita importante per entrambe le formazioni, leggero vantaggio così per l'Atalanta, metto 1x. Stesso pronostico Claudio indica, come Sì. possiamo vedere, per Bologna-Chievo. Eh sì, l'impresa fatta dal Bologna a San Siro contro il Milan ci ha consegnato un Bologna assolutamente trasformato da Donadoni, che gioca contro un Chievo, diciamo, di carattere. L'abbiamo visto anche contro la Roma, fino all'ultimo ha cercato sempre il pareggio e poi ci è riuscito. Diciamo 1x, leggermente anche qui favore del Bologna. Non si aspetta un punteggio ad occhiali, Claudio, tra Torino ed Empoli, quindi
qualche gol ci dovrà essere. Sì, anche qui gol perché il Torino che ha perso e magari la sconfitta ci stava anche 2-1 a Napoli, affronta appunto l'Empoli che è una squadra molto difficile, è in condizioni come abbiamo visto anche contro l'Inter, è una gara aperta e grazie alla qualità proprio degli attaccanti delle due squadre ho messo gol anche qui. Oh, fiducia alla Verona, a Verona e al Palermo, questa è anche una bella scommessa perché tu dici non ci sarà equilibrio, non ci sarà pareggio, o Sì. vince uno o vince l'altro. Sì, devo dire la verità, questa è una gara tra le più complicate da pronosticare, Sì. perché da un lato c'è il Verona che è ultimo ancora senza nessuna vittoria e dall'altra parte c'è un Palermo, anche lui in crisi di risultati e con un presidente, come diceva Valerio, che ancora una volta si è dimostrato veramente uno showman, cioè perché in 15 minuti ha primo licenziato Ballardini, poi ha chiamato Iachini, Iachini non era contento per i giocatori che doveva acquistare, ha richiamato Ballardini. Evidentemente Ballardino non ci ha capito niente, ma non ci ho capito niente neanche io, tant'è che ho messo 1-2. Adesso spero che Zambarini non esoneri anche me vedendo l'1 del Verona. Vabbè, no, se Mihailovic vuol dire che altri sono in Esatto. banca. No, sto scherzando. Allora, scelta di coraggio giocare il big match, Claudio, come ho detto, però non c'è l'Inter qui, perché insomma si fa fatica poi a... Sì, anche se è quasi certo che sarà campione d'inverno a questo punto. beh, La matematica dice, non è diciamo così, eh? che tra l'Inter, la Fiorentina e l'Empoli dovrebbe uscire la squadra campione d'inverno, a meno che non succeda un finimondo perdendo tutte e tre le formazioni e la Juve Ma vincendo, è però poi si impossibile. dovrà vedere fra l'Inter e la Juve, perché lo 0-0 è dello scontro diretto. Vabbè, fra le tre formazioni credo che ci sarà, se l'Inter rispetterà il pronostico con il Sassuolo, è chiaro che l'Inter sarà campione d'inverno, che secondo me è anche una sorpresa. Sì, beh, anche direi Una per bella una... No, sorpresa, sì, ma sì. è anche giusto per come l'Inter ha Sì, condotto diciamo questa che fino a giornata questo momento è d'andata. meritato, Poi ne sì, parleremo al termine fra assolutamente. poco per il bilancio, le giornate di andata. Chiudiamo la schermata a Villarreal. Sì, due squadre, come ho detto, di Liga, Villarreal Sporting Gijón 1, vittorioso sul campo del Deportivo La Coruña, 1-2 per il Villarreal nell'ultimo turno, è quarto ed è in zona Champions, un bel campionato quello del Villarreal. E invece è sconfitto in casa 1-2 dal Getafe per lo Sporting Gijón che è terz'ultimo e vedo il Villarreal favorito in questa gara 1. Il Getafe chiude la schermata di Claudio. Sì, qua 1-2 perché è stata brutta, come ho detto, la sconfitta interna 0-4 del Betis con l'Eibar, voglio dire, né che nel Real Madrid né nel Barcellona, ma con l'Eibar. Però è vittorioso sul campo dello Sporting Gijón 2-1 per il Getafe, sono tutte e due a 20 punti, tutte e due hanno 5 vittorie e 5 pareggi, però ecco, diciamo che delle 5 vittorie il Betis Siviglia ne ha vinte 4 fuori casa, ecco perché ho messo il 2 a fianco all'1. Bene, allora rientriamo in studio dopo questa carrellata di risultati, di indicazioni, molta carne a cuocere. Prima di salutarci e dare a tutti l'appuntamento alla prossima settimana, è il momento doveroso di un bilancio, come dicevo, del girone di andata. Allora, Valerio, come l'hai visto? Qualche sorpresa rispetto a settembre-ottobre, qualche partito, il campionato? Aspettavo l'Inter reggesse fino a oggi. È una squadra molto pratica, lascia da parte il bel gioco per conquistare i 3 punti e si vince il campionato di solito con la miglior difesa e l'Inter in questo momento l'ha, però ci sono squadre davvero attrezzate come il Napoli, la Juve, che rimane secondo me la favorita e poi c'è la sorpresa fiorentina. Assolutamente E sì. sì, secondo me sarà una bella corsa fino alla fine. Poi c'è chi sta deludendo e tanto per quanto ha speso, che è naturalmente la Roma e il Milan, che devono fare di più nel girone di ritorno, questo è in dubbio. E poi un'altra squadra che sta deludendo, l'abbiamo detto prima, è il Palermo, perché mio modesto parere non si fa calcio così. O almeno non si fa calcio così se si vogliono avere gli stessi risultati dello scorso anno. Piuttosto che cambiare continuamente allenatore in corsa, era meglio rimpiazzare a giugno chi avevi mandato via, giocatori Ma importanti che l'anno certo, scorso hanno fatto la differenza. sì, questo è vero, è anche vero che Roma e Milan devono fare di più, sicuramente è il momento di voltare pagina nel girone di ritorno. Il big match di fine girone di andata potrebbe essere anche un modo per entrambe per rifarsi, quindi la sfida non solo della crisi ma della rivincita, Sì, l'ho Claudio. detto proprio pronosticando gol. È vero che ieri c'è stata la Befana a Milano, la Befana che veniva da Bologna, però può darsi pure che ha portato nella calzetta. Però
qualche buon consiglio per Mihajlovic, andranno a Roma a fare la gara, come ha fatto con la Lazio, che non era in quel momento un buon Milan, però è andato a vincere a Roma con la Lazio. È una partita aperta, almeno lo spero, così come il Milan deve vincere la Roma. Sono due squadre che stanno deludendo, il Milan più della Roma, però è anche vero che noi l'avevamo detto che la Roma ha una rosa più forte del Milan. E il girone di ritorno ci dovrà dire se la Roma effettivamente insieme all'Inter, Napoli, Fiorentina e Juve può gareggiare per vincere lo scudetto. Poi in base all'1-0 che si dice sempre dell'Inter, l'Inter con 9 gol, sì, con 9 gol ha preso 27 punti. Ci sono squadre che con 9 gol prendono 9 punti, vincendo 3-0 ogni gara. Io preferisco 9 certo, gare, 1-0 sono 27 punti. La classifica, perché la classifica è quella. 3 punti, la vittoria vale 3-0 vale non dà 4 punti, ma dà sempre 3 punti. Se la difesa regge e se la squadra è sempre lì giocando una volta alla settimana, non ha le coppe, dovrebbe almeno reggere fino ad aprile, fino alla metà d'aprile. Questo può essere un fattore a favore dell'Inter, che ha solo un impegno. Cioè, assolutamente. Parliamo sì, per chiudere della corsa al titolo, a 2 o a 4, perché è vero che c'è l'Inter e poi c'è la Juventus che tiene un po' di pressione, no? Che forse è la vera antagonista, come disse Moratti, tu lo ricordavi assolutamente prima sì, delle feste, l'ho confermato Valerio poc'anzi, però Napoli e Fiorentina anche loro stanno tenendo il passo. Quindi corsa a 2 o corsa a 4? Credo, sperando che l'Inter mantiene questo passo, a 3. Cioè, nel senso che la Juve assolutamente sì, perché la squadra ce l'aveva e ha iniziato male il campionato, ma noi l'avevamo detto che la rosa era buona, dei giocatori a livello internazionale esperti, si dovevano integrare questi giovani che ha preso, ma sono degli ottimi giocatori. Scherzi a parte, la Juve lo sapevamo che era comunque protagonista. Alla Coppa dei Campioni vedremo come reagirà in quel periodo, certo, che ricomincerà la Coppa dei Campioni. Il Napoli ha una rosa eccezionale, un allenatore che ascoltano, una squadra che gioca bene. L'Inter, se mantiene il passo e magari anche nel calciomercato acquisterà quel centrocampista o quel difensore che gli servirà, la Fiorentina non so se manterrà il passo. Certo, è la squadra che gioca benissimo, però non ha, credo, una rosa per giocare tutto il girone di ritorno in questo modo qui. Sguardo lungimirante. Credo. Poi se sarà a 4 sarà ancora più bello. Sarà una... Potrà rientrare la Roma. No, è un bel campionato. Una, si è parlato di una assegnazione del titolo alle ultime giornate, insolito negli ultimi anni. Valerio dice 3, Claudio restringe il campo. Tu 2, 4, 3, non è la tombola, è finita. Però, sì. 4 se la Roma prende un buon difensore e rientra Strootman in forma. Ah, quindi la Roma addirittura? Sì, al posto della Fiorentina fino alla fine, se compra un buon difensore. La speranza è l'ultima a morire. Sì, c'è l'olandese molto forte. Strootman in forma. Dovesse rientrare in forma, sì. Può fare la differenza. Quindi anche per te la Fiorentina non... Ma è una bella favola, è un bel sogno, lo vedo difficile, però magari potrebbe dare ancora più lustro al campionato, una bella corsa a 5 squadre. Se devo esprimere un mio parere sull'Inter, non mi andrei a giocare l'ultima gara, lo scudetto a Sassuolo, per come hanno giocato l'anno scorso la partita di ritorno con lo vinciamo prima. Devi vincere al contrario, esatto. Lo perde. Se Mancini vuole vincere lo scudetto, lo deve vincere prima di Sassuolo, perché lì sarà un bruttissimo clima, perché il Sassuolo se potesse ridarebbe il doppio dei gol subiti e non solo, ma anche perché il presidente del Sassuolo è milanista. Ecco, l'Inter se vuole vincere lo scudetto deve chiudere la pratica prima di Sassuolo. Vedremo che cosa succederà. E la chiuderemo, Valerio. Per la il chiuderemo. Momento è finito il girone di andata, questi sono i risultati, avremo ancora qualche mese di tempo e vedremo cosa succederà anche per chiudere questa prima fase. Bene, grazie anche questa sera, Valerio Di Fonso. Grazie a voi, buonasera a tutti. A Claudio Pacella. Grazie Andrea, grazie a tutti. Appuntamento con voi a giovedì prossimo, ma soprattutto con coloro che ci seguono sempre da casa con affetto, amicizia e attenzione. Grazie a tutti e buona serata su Onda TV.